Bellezza Resta nasce da una riflessione fatta chiacchierando con una delle artiste del progetto, che è Dolores Previtali, che ha giustamente osservato che gli artisti preferiscono parlare di drammi invece che di gioia. E si è chiesta il motivo e si è chiesta se forse non fosse il caso che gli artisti invece contribuissero a mandare un messaggio positivo e non sempre e soltanto riflettere sulle negatività della vita. Da questo abbiamo fatto una riflessione su una frase di Pierre Auguste Renoir, che l'aveva detta a Henri Matisse, dicendogli una grande verità: la sofferenza passa, la bellezza resta. E da quel momento abbiamo cominciato a riflettere, a far riflettere gli artisti su questo tema, chiedendo loro, con una call a inviti, di proporci delle opere che raccontassero la gioia di vivere, il loro senso di bellezza. Questa è Silvia Cibaldi, sono le albere, sono donne natura, donne fate dei boschi, donne che generano vita. Lei è un'artista molto poetica che lavora con la cartapesta, con materiali di recupero, e ci piaceva questa dimensione un po' fiabesca, un po' mitica della femminilità vista anche come fertilità, come senso della riproduzione, della natura, del germogliare dei fiori. Una delle tipicità di questo progetto è la varietà delle opere, che sono in tecniche molto diverse. Questo è un libro d'artista di un fotografo che ha frazionato una fototessera che a sua volta gli aveva fatto un amico fotografo che è morto molto giovane, quindi è un ricordo dell'amico eternandolo in una fototessera che a sua volta si sta smarrendo, si sta cancellando, e quindi lui ha ritagliato, ha spezzettato questa immagine, questa, e l'ha commentata con delle frasi sulla bellezza legata al tempo e sul fatto che, nonostante sia la foto, che il suo amico non ci sono più, il suo affetto per questa persona resterà in eterno. Quindi questo è il classico caso di un'opera nata dal dramma, dal dolore, che invece va verso il bello. Una scelta completamente diversa l'ha fatta Grazia Gabbini, che invece ha lavorato sul concetto di sale della vita, chiedendo alle persone che conosceva o indagando nei grandi scritti della letteratura che cos'è il bello della vita per ciascuno di noi, e poi ha costruito questi piccoli mondi, questi piccoli universi che sono un po' la sua cifra stilistica. Qui c'è Carlo Mangolini, che invece è dell'Aquila ed è anche la persona che ci ha permesso di organizzare qui la mostra. È un'opera molto intuitiva, il puttino distrutto appunto dal terremoto, che rimane come simbolo di bellezza eterna nonostante le distruzioni del sisma. Credo una delle opere più simboliche di tutto il progetto. E questa è un'opera straordinariamente iconica, direi, questa Alt Alena, che rimane sempre in alto, di Lorenzo Pacini, un volo di libertà che chiunque ha sognato da bambino e che è diventato anche un po' uno dei grandi simboli della mostra. Invece su questa parete c'è l'immaginaria finestra da cui si può fuggire per raggiungere le nuvole di Anna Turina, che appunto invita a cogliere l'occasione di fare qualcosa di più grande di noi, di scappare dalla nostra realtà se questa non ci soddisfa. Questa è la barca di Dolores Previtali, che è stata un po' anche poi con lei che ha dato l'idea del progetto. Queste sono le sue figure che caratterizzano la sua opera. È una scultrice che lavora molto nella terracotta. Questa è una barca, potrebbe essere una barca di profughi, una barca di immigrati, ma potrebbe essere anche una barca di un viaggio di speranza e di libertà, e così l'ha voluta vedere lei, dato appunto il tema del progetto. Questo invece è Luciano Pea, sono dei rotoli di organetto. Quindi la bellezza della musica, di una festa di paese, che lui era interpretato poi con il colore, dipingendoci sopra. Un'opera, diciamo, che lavora più sull'emozione del colore, della forma, della linea, che sul concetto in sé. Questa è Nadia Galbiati, che invece è un'artista, una scultrice geometrica molto rigorosa, che lavora sulla spazialità e sulla prospettiva, e Nadia ha immaginato un dialogo fra opposti e diversi, ma poi non così tanto dissimili. Due figure, una bianca e una grigia, che si guardano, si contemplano, e il cerchio che le mette in relazione. E poi c'è Giulio Crisanti,
il rogo o falò. Anche Giulio è un artista originario dell'Aquila, è un artista che ha quasi 90 anni, un artista di lungo corso, e ha lavorato su questo concetto del fuoco, che se è rogo è qualcosa di negativo, qualcosa che riconduce all'inquisizione, ai roghi punitivi, se è fuoco invece è qualcosa che scalda, quindi il suo desiderio è che tutti i roghi diventino in realtà dei falò. E infine là in fondo c'è l'annologio, che è forse il pezzo più notevole che abbiamo in mostra, perché è un pezzo degli anni 70 di un artista, Arturo Vermi, che noi abbiamo voluto fortemente nella mostra, un artista che non c'è più, faceva parte del gruppo del Cenobio a Milano, e Vermi ha in qualche modo impostato tutta la sua ricerca sul tema della ricerca della felicità. Vermi diceva: la felicità non è un diritto, è un dovere di ciascuno di noi. Questo è uno dei suoi oggetti più sperimentali, è un oggetto degli anni 70, si chiama l'annologio, cioè è un orologio che gira con i ritmi della natura. Per compiere un giro intero ci mette 365 giorni, quindi un anno come dovrebbe essere il nostro tempo, invece che essere schiavi di cellulari e scorrere dei secondi. Anche qui ci sono tre opere molto diverse tra loro: Ettore Moschetti, la città di Ettore Moschetti, che è una città dinamica, colorata, vivacissima, e ci piaceva l'idea anche che il bello e la gioia di vivere fosse qualcosa di metropolitano, no? Di non soltanto inteso in modo classico e tradizionale. Lì per terra invece c'è Annalisa Mitrano, una danza tribale, una sorta di rito che gira in cerchio. Annalisa, che è qui, lavora con queste interazioni fra plexiglass, semirefrattaria, terracotta, e ci piaceva molto questa idea della ritualità, no? del cerchio magico che in qualche modo coinvolge, avvolge. E questo è Giacomo Nuzzo, che invece è un fotografo. Lui ha fatto questo lavoro in India e ci pareva molto significativa l'immagine di questa donna anziana che prega, che medita più che prega, una bellezza veramente spirituale interiore. Lei è Chiò, ha lavorato sul concetto di una bellezza da cercarsi, lo specchio, che è emblematico, no? Anche per il riflesso che dà di noi, a volte ci guardiamo e non ci vediamo, vediamo solo i nostri difetti. Lei l'ha frantumato per moltiplicare in qualche modo questa ricerca di bellezza interiore, e ha fatto crescere dallo specchio questi fiorellini, quasi un elemento così di fioritura e di bellezza in uno specchio infranto. Questo invece è Luigi Erba, fotografo storico, un grande narratore del tempo e dei contrasti del tempo. La sua idea di bellezza è quella di un tempo che non c'è più, questa anziana donna che sta ballando di fronte a una vecchia pubblicità del Campari. I suoi scatti in qualche modo fermano il tempo, e ci piaceva l'idea che il concetto di bellezza fosse eterno. Questo è Alessandro Favini. Lei, lui, i due opposti, due mondi, due cosmi, è un artista molto introspettivo, molto romantico in un certo senso, e lavora con l'astratto su concetti emotivi legati invece all'animo umano, quindi la possibilità di un dialogo fra due mondi completamente diversi. Lei è Maria Chiara Zarabini, artista di Faenza, lei è una ceramista, lavora soprattutto con la ceramica e la terracotta, ma per La bellezza resta ha pensato di archiviare, fotografandoli, albe e tramonti, lavorando lei sul corpo, sui calchi del suo corpo, a volte anche sulla violenza, sulle donne, sulla tragedia comunque del femminile. Ha voluto invece ribaltare per questo progetto il concetto e mettere in relazione questi corpi che sembrano quasi delle dee, no? Delle divinità classiche, mettendole a confronto con la bellezza della natura e registrando tutte le albe e i tramonti del periodo in cui lavorava a questo tema. Qui abbiamo un'opera straordinaria, l'opera di Kazumasa Mizukami, artista giapponese, si chiama La lucciola. Ecco, ci piaceva moltissimo questo concetto di proteggere fra le proprie mani qualcosa di magico come una lucciola, di suggerire, no, la poesia e la bellezza di piccole cose che a volte ci dimentichiamo esistano. Lui lavora molto in questo modo molto raffinato, molto fiabesco e poetico con la ceramica, e questa è una delle opere più amate del nostro progetto.
C'è Federica Ferzoco che fa calchi di figure, presenze assenze, no? Presenze quasi immaginarie che ci trasportano in un mondo onirico, di sogno. Lei, secondo Federica, è una modella, la modella di un artista, una modella che ci riporta all'eternità dell'arte, è sempre qua, anche se ormai è rimasta solo la sua ombra, no? La sua sagoma. Questa è un'opera che amo molto, è di Adelio Maronati, un artista anche lui molto storicizzato e dal lungo corso, dalla lunga storia. Adelio usa materiali di recupero per fare delle opere di una poesia incredibile. Questa si chiama L'angelo delle spugne, è una spugnetta per i piatti consumata che lui ha, in cui lui ha visto questa figura angelica e l'ha usata quasi come fosse appunto un'immagine sacra, in realtà realizzata proprio con materiali di rifiuto, di recupero. Questo invece è Federico Casati. Federico si divide fra la fotografia e opere percettive di altro genere. E come fotografo lui ha voluto raccontare qui una cosa molto personale. Questa è la sua casa di famiglia, suo padre era un grande gallerista, poi i genitori si sono separati, la tragedia della separazione, per lui la bellezza di questo luogo, della villa, della collezione paterna, del parco, rimangono come il ricordo di un'infanzia felice, di un sogno un po' infranto poi dalla separazione dei genitori. Invece Fabio Presti ha voluto farci ragionare su ciò che vediamo e ciò che non vediamo, mettendo queste opere ancora imballate e permettendoci attraverso il QR di vedere che cosa rappresentavano. In realtà quando si trova la felicità, alla fine l'opera viene svelata, no? E questa è l'unica opera visibile ed è l'unica opera che racconta veramente la felicità senza le sovrastrutture che di solito invece ci rivestono e non ci permettono di essere felici fino in fondo. Qui abbiamo tre artiste donne con tre significati molto forti. Francesca Della Toffola, fotografa che lavora sul proprio corpo, sulla propria relazione con l'ambiente, questo corpo calpestato, perché il corpo può essere anche calpestato, può essere in qualche modo violato, che ritrova se stesso, però toccandosi, sognando e diciamo ritrovando il senso della propria fisicità. Questa è Piera Biffi, che invece è una fotografa, ha voluto rendere omaggio a Henri Matisse, che è stato anche diciamo uno dei grandi cantori della gioia nell'arte, prendendo La gioia di vivere, notissima opera di Matisse, e inserendo però invece delle modelle attuali in relazione con le modelle originali di Henri Matisse, quindi storicizzando, in qualche modo attualizzando un quadro che in realtà è eterno nel concetto e nel significato. E infine Claudia Canavesi, che ha subito una tragedia personale molto forte perché è morto suo compagno giovanissimo, e lei da quel momento lavora sul recupero di sé, della propria identità, della sua storia d'amore, e questo cofanetto è pieno di carte, di fogli, di pezzi di opere, di elementi molto personali, ci sono anche brandelli di radiografie che raccontano la sua vita e quello che rimarrà in eterno di questo amore spezzato dal lutto. Andrea Cereda lavora con la lamiera, recupera pezzi di lamiera e li trasforma in sculture. È un artista che ha fatto fatica a lavorare sul concetto di gioia perché di solito lavora su altre tematiche, ma ha trovato la via proprio nell'idea di metamorfosi. Ha osservato le crisalidi e cosa rimane, no? Il guscio che libera l'insetto metamorfizzato, e ha pensato di rendere con la sua lamiera questo guscio che si apre per liberare una vita. Questa invece è una fotografia di Simone Casetta, una fotografia che per il nostro progetto ha veramente molto significato, perché questo bimbo è un bimbo rumeno che soffriva di labbro leporino, è stato operato grazie a un'operazione umanitaria, e questo è il suo sorriso nuovo ritrovato dopo l'intervento, quindi questa incredibile speranza per il futuro. Questa invece è Lisa Cella, che lavora in tutt'altro linguaggio, tutt'altra direzione. Sono molecole che si rigenerano, che danno la vita, una bellezza più scientifica, più chimica, ma anche questo è un'idea di rinascita e di, così, diciamo, continuità della vita. Questo è di nuovo Arturo Vermi, vi ho già parlato di sotto, questo è uno dei suoi paesaggi, un paesaggio colorato, questo è un quadro degli anni 60, nella sua semplicità, nella sua banalità, il Vermi racconta con questi segni lo scorrere del tempo e la sua idea di bellezza. Qui davanti c'è invece Nicola Quirico.
Nicolò ha voluto associare una scultura degli anni 20 vicino alle ceramiche di Gaudì, mettendo in relazione due tipi di bellezza estetica completamente diversa, ma nello stesso tempo molto pregnante e molto iconica per l'idea della bellezza classica, accademica, tradizionale, no? Messa a confronto invece con la creatività esplosiva di queste ceramiche coloratissime. Lui lavora con la fotografia plotterata sui libri, anche i testi che si intravedono in sottofondo fondo hanno un significato per il senso dell'opera, sono testi scritti classici, pagine di libri che lui ritaglia e incolla sui suoi lavori. Questa è un'opera straordinaria per il significato, perché Giovanni Sesi ha lavorato negli archivi dei manicomi e ha preso le foto del Novecento, dei grandi manicomi, soprattutto quello di Mombello e quello di Novara, e ha recuperato questi scatti che erano scatti di archivio per catalogare i reclusi manicomio, e poi ha ridato vita a questi volti. Lui diceva che questo era l'unico tra tutti i ricoverati che ha fotografato, che ha diciamo recuperato, che sorrideva, e questo sorriso, no, di una persona che stava per entrare in un manicomio, aveva già il pigiama a righe per essere totalmente spersonalizzato, perché lì si perdeva veramente l'individualità, gli è sembrato un messaggio bellissimo per questo progetto. Questa è Elisabetta Tagliabue, che invece è molto vicina al mondo animale, lei ama molto gli animali e quindi il suo messaggio è di libertà sulla natura e sul mondo animale. Gli animali non vanno verso il piatto, scappano dal piatto, perché vogliono essere esclusi, diciamo, da un sistema che spesso li sfrutta in una direzione assolutamente inipotizzabile, indifendibile per la produzione di cibo per gli umani, una sorta di arca di Noè, di animali che si salvano e scappano da sé. E chiudiamo con Armando, che è il mio curatore, è colui che ha inventato con me questo progetto e l'ha seguito. Sono stata io a dirgli di esporre anche lui, perché lui come curatore era un po' incerto se fosse corretto o meno essere nel progetto. In realtà credo che se lo potesse permettere. Lui lavora da tempo sul blu, il blu come colore dell'assoluto, come colore della spiritualità, come colore del cosmo, e questa serie si chiama La Stella Salente, e questa stella che sale, mentre di solito le stelle cadono, invece queste salgono verso l'alto, perché il concetto, diciamo, è l'idea che non si debba aspettare una stella cadente per esprimere un desiderio, che si possa immaginare una stella che sale, seguirla e realizzare i propri desideri semplicemente con la volontà.